bloccato da lei. Codice. Allora siamo pronti. Carichi per oggi. Andiamo a vincere. Sono Rosario Procino, vengo da Napoli e sono proprietario di Ribalta Pizza a Union Square, Manhattan. Io sono a New York dal 1998 per seguire mia moglie. Conobbi mia moglie in Italia 3 anni prima. Abbiamo fatto questa relationship tra Napoli e New York, quindi a cavallo del 41esimo parallelo per 3 anni, fino al punto in cui una volta laureato mi sono trasferito a New York. Vito, dove l'hai messa la Abby? Una? La Abby dove va l'altra brigante? Al bar? In 15 anni di America ho fatto tante cose. Ho iniziato nel mondo delle telecomunicazioni da ingegnere, lavorando sia per Telecom Italia che per la Telecom australiana. Stufo un po' delle telecomunicazioni, mi sono avvicinato a quello che è la mia passione, che è il cibo, accettando un'offerta di gestire un ramo commerciale di un'azienda del gruppo Barilla, Accademia Barilla, dove era molto importante promuovere l'immagine dell'Italia attraverso prodotti italiani di altissima gastronomia, attraverso viaggi in Italia, attraverso pubblicazioni, tutto quello che era la cucina italiana. E da lì sempre più vicino a quello che era poi il sogno che si è realizzato nel 2008 con l'apertura del mio primo ristorante e la mia prima pizzeria. Venduta 1 anno e mezzo fa, ho lavorato poi al progetto che è culminato in Ribalta. È iniziato un incontro in questo momento con il calcio d'inizio battuto appunto dalla squadra rossonera con Emanuelson. Ribalta è una pizzeria e ristorante napoletano, come dico spesso è un'ambasciata di Napoli a New York. E venire a Ribalta è come andare a Napoli senza 8 ore di aereo, senza passaporto. Entri e ti ritrovi a Napoli, dall'atmosfera, dalla cucina, dall'ambiente, soprattutto poi quando ci sono le partite di calcio. Marco, ma ogni volta che esci tu il Napoli sembra sempre attaccare, resta un po' là. Qui facciamo la vera cucina napoletana, ma soprattutto la vera pizza napoletana. Siamo uno dei pochissimi ristoranti certificati a New York col simbolo della vera pizza napoletana, forno a legna, ingredienti di altissima qualità e soprattutto appunto l'atmosfera davvero italiana, davvero napoletana. Che supera Giorginio, Tarat punta alla propria difensiva centrale del Napoli, Tarat ancora al limite dell'area, il tiro di porta della rete del Milan. Ribalta siamo principalmente io e il mio socio Pasquale Cozzolino, insieme gestiamo l'intera attività di Ribalta, dalla cucina alla sala, tutta l'attività di promozione che necessita un business di questo genere. Pasquale con un occhio più attento verso la cucina, da chef e pizzaiolo, io più a quello tutto quello che è la fase di sala, gestione della sala e soprattutto di PR, di organizzazione di eventi, di accoglienza del cliente, quello che un po' io chiamo in modo scherzoso il giullare della sala, perché comunque alla fine il bello anche di Ribalta è che si riesce a mangiare bene in un ambiente molto rilassato dove davvero sentirsi a casa, soprattutto per i tanti italiani che vengono qui, sia in vacanza o che vivono qui e quindi cercano un angolo di casa, ma anche per gli americani che al ritorno magari da un viaggio in Italia o alla ricerca di quella che è la vera Italia la trovano da noi. Le reazioni più belle sono quando c'è una partita di calcio, soprattutto quando c'è una partita molto sentita. Magari 50, 60, 70 persone lì sedute a guardarla. Molto spesso infatti li avvisiamo prima che ci potrebbe essere qualche rumore. Rumore che arriva puntualmente al primo gol. Quando ho pensato a portare le partite di calcio a Ribalta ho anche pensato ad un sogno, di mettere tutto insieme. Spesso in Italia ci si vede le partite divisi, il bello di Ribalta, magari a 6.000 km di distanza da casa, dall'Italia, è quello di vedere le partite insieme tifosi di squadre diverse. Quindi ti trovi il tifoso del Napoli vicino al tifoso del Milan o della Roma, ci si prende in giro, ci si arrabbia, ma a fine partita si è tutti insieme. Ribalta sta diventando sempre più la casa degli italiani a New York per il calcio. Ribalta nasce anche calcisticamente nel momento giusto, a pochi mesi dal Mondiale del Brasile. L'augurio per il futuro, per il prossimo futuro, sarà magari di vedere l'Italia vincente qui da Ribalta tutti insieme, napoletani, romanisti, milanisti, davvero come italiani, e speriamo di gioire tutti insieme.
Go primero.